Buonasera a tutti. Allora, questa è una mozione per valorizzare il periodo della resistenza romana. Dunque, l'importanza della mozione che vado ad illustrare brevemente assume maggiore enfasi alla luce delle vicende degli ultimi mesi che hanno evidenziato lo spirito di sacrificio e di resistenza, appunto, del popolo romano di fronte a una minaccia di ben altra forma di invasione, quella del Covid-19. Con la locuzione mancata difesa di Roma si indica l'assenza di un piano organico per la difesa della stessa. Da un lato la fuga di Vittorio Emanuele III, della sua corte e dei vertici militari comportò l'assenza di ordine e disposizione alle truppe e agli apparati dello Stato, utile a fronteggiare le conseguenze dell'armistizio. Dall'altro la capitale, situata a soli 100 chilometri dal fronte di Cassino, dalla linea Gustav, linea difensiva tedesca sul fronte dell'Italia meridionale ed a 60 chilometri dal porto di Anzio, prescelto per lo sbarco alleato Operation Shingle, ed a 60 chilometri, abbiamo detto, di Anzio, fu lasciata isolata dalle forze alleate, le cui incertezze dovute alla non perfetta identità di vedute degli alleati stessi fecero sì che la campagna d'Italia fosse in seguito al D-Day dimenticata e perciò coniato l'appellativo D-Day Dodgers, cioè gli scampati del D-Day per i suoi protagonisti. Le forze dell'asse, schierate invece a sud e a nord della capitale, erano pronte ad intervenire dopo l'armistizio di Cassibile del 3 settembre 1943, annunciato l'8 settembre. All'indomani dell'opposizione, subito, spontaneamente, le truppe si opposero subito del Regio Esercito, da una parte, e una parte di civili, ma privi di ordini coerenti e di collegamenti, lasciarono sul campo tra l'8 e il 10 settembre 1943 un numero considerevole di vittime. Caddero 597 tra militari e civili a Porta San Paolo e dalla Montagnola invece 53 vittime, sempre militari e civili. A seguito dell'occupazione tedesca, la città passò sotto il controllo del generale tedesco Kurt Malzer e del capo della polizia e delle SS a Roma, Herbert Kappler. Durante l'occupazione, la città fu teatro di saccheggi e soprusi, cui cittadini romani opposero resistenza attuando una strategia basata sull'osteggiare la politica degli invasori, anche attuando in alcuni casi efficaci azioni di tipo militare. L'occupazione tedesca durò per ben 271 interminabili giorni, durante i quali i tedeschi attuarono un feroce programma di repressione della resistenza, con l'eccidio di una quarantina di patrioti nelle zone popolari di San Basilio e Pietralata e col rastrellamento del Quadraro, operazione Balena del 17 aprile 1944. L'eccidio delle fosse ardeatine in reazione all'attentato di Via Rasella 23 marzo 1944, fino all'ultimo crudele atto del 3 giugno 1944, culminato con l'uccisione in ritirata sulla Cassia alla storta di 14 uomini politici e partigiani, prima prigionieri a Via Tasso. La resistenza romana si attuò in linea di massima con un atteggiamento non collaborativo verso l'invasore e in alcuni casi assunse caratteristiche eroiche da parte di militari e civili, tra cui donne, che spesso pagarono con la vita il prezzo della loro ribellione al sopruso. Considerarla una resistenza minore può essere un errore se teniamo conto per un momento del numero delle vittime nei vari momenti storici.
il rastrellamento del ghetto, che fu una retata di 1.259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 tra bambini e bambine, deportati ad Auschwitz e altri campi di sterminio. Il numero enorme di carabinieri che si rifiutarono di collaborare con i tedeschi, deportati anche loro nei campi di sterminio. I circa 900 romani abitanti al Quadraro, deportati a Mauthausen. I morti per i bombardamenti alleati sulla città. I 335 assassinati alle fosse ardeatine, i torturati e i morti a Via Tasso ed a Palazzo Braschi, i fucilati a Forte Bravetta e a Forte Boccea. Sembra superfluo ricordare lo stridente contrasto con tutte le convenzioni e i trattati internazionali o anche con la nostra Carta fondamentale. Riteniamo che Roma Capitale debba avviare un percorso finalizzato al riconoscimento e alla diffusione dell'informazione del valore dimostrato in questa occasione dai cittadini romani durante la Resistenza e per questo sarebbe auspicabile realizzare un punto informativo con personale e materiale audio-video nella via dei Giubbonari numero 38, per lungo tempo luogo deputato ad attività politico-sociale e dedicato al partigiano Guido Rattoppatore, prima torturato a Via Tasso e poi fucilato insieme ad altri 61 nell'eccidio di Forte Bravetta. Realizzare un museo commemorativo con raccolta di materiali di diverso tipo, a testimonianza del periodo, come stampe, fotografie, video e anche documenti di testo da collocare in un luogo scelto possibilmente per il suo valore rappresentativo simbolico. Dedicare una via o una piazza alle vittime, ricordare ogni anno la data del 20 ottobre che segna l'inizio della Resistenza romana con le prime stragi di San Basilio e Pietralata. Infine, procedere contestualmente all'istituzione di convegni, mostre ed eventi vari sul tema della Resistenza romana, distinguendola da quella della liberazione alleata. Grazie.